silenti ma sicuri, continuiamo il nostro giro in Canari che ci porta oggi a Bistigà, giusto sopra il paese. Salute! Allora, buongiorno! Dove ci portate oggi? Siete appena il nostro guido? Vabbè, cercheremo di fare qualcosa, a un modo che non più, e continueremo a avere un paese abbandonato, mi sa. Allì, vi seguiremo, andiamo. A 80 anni passati, Ange Marie Gassman faceva parte di l'ultimi a aver conosciuto il paesolo sempre popolato. C'è una casa che è quasi nuova. È stata arrivata, è stata comprata dai svizzeri e hanno arrivato una casa nuova. Di una delle case che è stata arrivata di Imisa. Di Imisa. Qui dei tempi io ci tenia anche beure, ci giuva per stazzo, per beure, per mangia. E dopo l'hanno compra e l'hanno fatta, l'hanno tutta arrangiata. E l'hanno riuscita più che becco. È bellissima. In su paesolo di Imisa, Ange Marie Gassman ci ha campato sino ai 3 anni. Allora questa casa Ange Marie la conoscete più che bene? Sì, perché ci sono nato, tutta la mia famiglia c'è nata, questi ci ho proprio preso tutti. Qui abbiamo piantato rano, ci abbiamo. Qui c'era un forno, si scrocchia. E tutto il paese aveva il suo giorno per fare il pane, tutto il paese veniva a fare il pane, il suo pane qui. C'è del lavorato qui? Sì, è tutto lavorato. L'ultima volta che 3 o 4 anni fa, che sono cullato, avevo tutto nettato qui, per Santa Catalina. C'è del lavorato con l'animale, questi? Qui voi, seminavamo per beure. Non zoomavo, seminavo per favorarlo, per uso di casa, via. Sotto questa loggia, in fondo di questa stretta, si passa da Imisa Sultano a Imisa Subrano. Tra mindui ci hanno campato una 50 abitanti, un paesolo in cui si scopre camminando e lasci di sempre a rite di su passato agricolo. Vedo lo stazzo di Corpini. Uno dei più belli stazzi che l'ha visto Ange Marie intanto che pastore. Che è magnifico dentro? È stato fatto da un italiano che l'ha fatto, un maestro si chiamava. Ha fatto tutti i bagagli in borta che c'è per sopra il paese, e lui l'aveva fatti tutti. Dei tempi erano più scartati, non erano mica così vicini l'uno all'altro. E così da presso a me un po' più cascato. Altro testimonio di Stebiga, Fanfan Gassman, anziano pastore anch'ello, a 92 anni, di a memoria il paese. Siamo cresciuti. Cosa io faccio di avere questo paesolo che oggi è tutto abbandonato? Mi faccio male cuore, A volte qualche mese qui ci voglio, ma quando era giù che si muoveva di qui, quando andava a comprare qui, se lo muoveva buono stava qua su, io me le fuggivo qua su. Come è che è stato abbandonato il paese? Mira io, non c'era mica stata, non c'era mica il tour, era dopo, come volete fare, se volete riparare, se volete fare con i camion, ci volevano più a casa, e così si andava in Pasco qui. E non sui compi e sa visita, come per ogni paesolo, Imisa ha di nuovo la cappella Santa Catalina, un luogo tenuto caro da un nostro guido, Ange Marie. Ecco, sono andato qui nel suo paesolo e gli ho un po' un nostro. So che vi resta di conto. Ecco, della nostra gioventù. E così si compie il nostro giretto in Imisa, in due gusti, 70 anni fa, usole, se ciutato forse per sempre.